Nel frattempo Lacri può ripartire con questo calcio di punizione in avanti. Le torri rossonere sono 5 giocatori, anzi 6 con Taie. Pallone in avanti, spizzica di testa João Lopes, poi nuovamente pallone verso João Lopes, messo in avanti da Straface, c'è il tiro, c'è il gol dell'Acri, il gol dell'Acri. Sebal interviene però João Lopes, sbaglia João Lopes, è troppo stanco il numero 9 dell'Acri, poi riconquista Leiter il pallone. Bellissimo l'intervento di Leiter, del peruviano Leiter, che può tenere la palla, può andare anche in mezzo il traversone di Leiter, poi arriva il tiro, il gol dell'Acri con Michienzi. Michienzi, 2-0 dell'Acri, e l'Acri porta a casa la partita. Ma bellissima è stata l'azione di Leiter, che ha conquistato il pallone, fischia l'arbitro. Dopo 33 partite senza vittorie fuori casa, l'Acri riesce ad ottenere una vittoria importantissima. Acri che va al secondo posto in classifica. Allora, siamo con mister Burgo. Mister, una sconfitta per 2-0, troppo il passivo. Come poi è andata la partita, vabbè, il secondo gol l'abbiamo preso all'ultimo secondo, insomma, dopo l'arbitro ha fischiato, eravamo un po' tutti bilanciati. Diciamo che il primo tempo è stata molto equilibrata, abbiamo preso il gol su una posizione, un lancio lungo, una spizzicata, la palla è rimasta lì, insomma. Poi abbiamo cercato di reagire, abbiamo creato qualcosina, abbiamo avuto anche due occasioni importanti per pareggiare. Il secondo tempo non mi ricordo azioni pericolose dell'Acri, che giustamente cercava di mantenere il vantaggio, giocato in contropiede, poi all'ultimo secondo è arrivato il 2-0. No, abbiamo avuto qualche occasione, ma davanti siamo stati poco cattivi. Mister, un Sanfili che comunque gioca bene, ma stenta proprio a finalizzare. Manca un terminale offensivo alla sua squadra? Sì, diciamo che arriviamo negli ultimi 25 metri e poi non sbagliamo sempre la giocata. Poi davanti abbiamo tanti ragazzi, giochiamo con 2-2000, diciamo, di punta, li sto alternando, c'è anche un 2001, quindi siamo molto giovani nel reparto offensivo. I trequartisti, diciamo che tra Prete e Gallo, diciamo, riusciamo ad arrivare, a creare, però poi non finalizziamo. Sicuramente è un punto dove dobbiamo cercare di migliorare. Questa è la seconda sconfitta in 2 settimane. Campionato ovviamente ancora lunghissimo, siamo solo all'inizio. Sanfili che però dovrà necessariamente cambiare marcia. Sì, sicuramente, perché la classifica parla chiaro, diciamo, abbiamo solo due punti iniziali, che eravamo anche, diciamo, partiti bene. Queste ultime due sconfitte, diciamo, sul piano del gioco non sembra strano parlare di due sconfitte, una 3-0 e una 2-0, però giustamente il campo poi ha detto questo, quindi vuol dire che dobbiamo dare qualcosa in più anche a livello caratteriale, perché è una squadra molto giovane, quindi soffriamo anche una squadra come l'Acri, che è venuta qui con gente di personalità, gente grande che, insomma, voleva questi punti e li ha ottenuti, quindi dobbiamo imparare da queste sconfitte, che a volte non si vince solo col gioco, ma dobbiamo mettere un po' in campo, un po' di cattiveria in più. In classifica in questo momento al comando ci sono Praia Tortora e Belvedere a 10 punti, poi segue proprio l'Acri. Lei con il Sanfili ha affrontato nell'ultima settimana sia il Praia Tortora che l'Acri. Ovviamente sempre con la premessa che siamo ancora all'inizio, quindi siamo all'inizio sia per la parte alta che per la parte bassa. Vedendo le due squadre, le faccio una domanda da tecnico sulle altre due formazioni, su Praia Tortora ed Acri. Qual è quella che le ha convinto di più? E guarda, se ci sono delle differenze sostanziali proprio tra le due squadre? Secondo me il Praia è una squadra molto più, almeno davanti, più tecnica, cioè l'Acri sfrutta molto il fisico, la squadra molto muscolare. Il Praia sul loro campo, sul sintetico, fa valere la tecnica soprattutto di Petrone, ma anche di interno, che si inseriscono bene.
quindi ho visto molto bene il Praia, ma giustamente hanno giocato anche sul loro campo, quindi avevano il favore del giocare in casa. L'Acri però è una squadra solida, è venuta qui, ha vinto una partita tra virgolette sporca, perché comunque non è stata una bellissima partita dal punto di vista... Non è stata spettacolare, però quando uno riesce a portare a casa queste vittorie vuol dire che c'è qualcosa di importante. Perfetto, mister, grazie. Allora, siamo con mister Germano. Mister, tre punti importantissimi qui a San Fili, una partita non spettacolare, molto maschia, poca tecnica ma molto dinamismo in campo e soprattutto nel secondo tempo tanti scontri, una vittoria che mancava in trasferta ad Acri da 33 giornate. Soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto del risultato, perché noi oggi dobbiamo guardare solo e esclusivamente i risultati. Il gioco poi man mano verrà, perché come tengo a ripetere da diverse settimane, purtroppo, quando dico purtroppo sembra nel bene, abbiamo una rosa molto ampia e sono 26-27 giocatori, ce ne sono 25 nuovi, quindi oggi è importantissimo vincere, l'abbiamo fatto, sono contentissimo. Il primo tempo abbiamo avuto il vento contro e dopo 3 minuti abbiamo colpito una traversa, se riuscivamo a mettere subito la palla in rete un attimino poteva cambiare la gara in senso positivo. Comunque va bene lo stesso, abbiamo fatto una grande gara di corsa, abbiamo combattuto, mi sono piaciuti tantissimi ragazzi e poi siamo riusciti a gestirla molto molto bene con i cambi tutti quanti azzeccati, che ci ha portato alla fine a portare a casa questi tre punti importantissimi. Attenzione, su un campo che è difficilissimo, questo non guardiamo a San Fili che non so quanti punti c'ha, 2 punti, se è penultimo o ultimo, ma questo è un campo difficile e quindi quando si riesce a portare a casa della posta per noi, per il morale, è importantissimo. Mister, qualche errore di troppo che sicuramente da migliorare e da evitare anche in prospettiva futura? Sì, ci stiamo lavorando, perché se andiamo a vedere pure la trasferta di San Lucio con la Mantea abbiamo fatto degli errori clamorosi, dobbiamo migliorare su questo aspetto, perché se no poi alla fine come oggi stesso un risultato sull'1-0 poteva cambiare le sorti dell'incontro, e un pareggio qui poi significava buttare al vento tutto il lavoro che facciamo durante la settimana. Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo continuare a lavorare e sono convinto che poi alla fine riusciremo a trovare una grande quadratura, perché ho una squadra molto importante su questo aspetto. Avete visto tutti pure tecnicamente a livello caratteriale, una squadra molto, molto fisica. Ci stiamo lavorando e speriamo di metterci nelle migliori condizioni fisiche, tecniche e tattiche allo stesso momento. Mister, dopo 4 giornate l'Acri è secondo in classifica a meno 1 da Praia Tortora e Belvedere. Acri a 9 punti, Praia Tortora e Belvedere a 10. Tra 7 giorni c'è una partita anche che rievoca per i tifosi di Acri trascorsi lontani, contro il Cassano. A questo punto, anche se è presto, si guarda anche alla classifica. Guarda, l'importante è che noi rimaniamo attaccati a quelle prime 3 posizioni, questo mi interessa. Se non mi sbaglio, oggi tu al ristorante mi hai detto che l'Acri non vinceva in trasferta da oltre 33 partite. Sì, 33 giornate. 33 giornate. E io ti ho detto, oggi arriverà la prima vittoria in trasferta. E io ti ho accontentato. Adesso andiamo settimana dopo settimana. Domenica abbiamo un'altra partita importante. Tutte le partite sono difficili. Noi dobbiamo giocare solo e esclusivamente per vincere. Se poi l'avversario è più forte, gli diamo la mano, come sempre dico. È chiaro che noi siamo Acri e questa vittoria a noi ci serviva molto come morale, e cercando di riportare allo stadio di Acri i tifosi, perché si meritano queste soddisfazioni. Quindi noi stiamo lavorando e stiamo cercando di far ritornare la gente di Acri allo stadio, che per noi è di un'importanza vitale. Mister, ha anticipato in un certo senso la mia domanda. Tra 7 giorni il Cassano in casa, vuole fare un appello ai propri tifosi per cercare di riempire il Pasquale Castrovillari, nonostante comunque, lo sappiamo bene, l'Acri è reduce da una retrocessione, ma nelle prime 2 giornate casalinghe comunque c'è stato un buon seguito di pubblico
C'è bisogno però di fare di più. Guarda, io l'appello lo faccio ai tifosi dell'Ajax, ma penso che loro sono attaccatissimi a questa squadra, anche se vengono da una retrocessione un pochettino amara. L'appello lo faccio, ma sono sicuro che poi alla fine verranno a darci quella mano che a noi ci serve, perché noi abbiamo bisogno dei tifosi dell'Ajax e l'Ajax ha bisogno di noi, quindi è una cosa reciproca, nella speranza che tutti insieme possiamo continuare su questa scia e mantenerci nella prima posizione. Perfetto, grazie.